Sindaco, per quanto riguarda l'indennità del suo predecessore, le ha detto un atto dovuto? Sì, un atto dovuto, ho dichiarato, mi sarei augurato che il Consiglio lo votasse all'unanimità, comunque è giusto che la prenda, ognuno può fare poi quello che vuole con la propria indennità, la può prendere o non la può prendere. Io ho fatto un passaggio sul mio personale perché le dichiarazioni che sono state fatte in passato, in questa settimana, non corrispondono al vero, l'ho detto in Consiglio Comunale e lo dichiaro qua. Io non ho preso, ho dichiarato durante la campagna elettorale che io non avrei presa l'indennità di carica, che ho cominciato a non prendere, per il primo anno non l'ho presa. Poi nel 2015, quando sono venuto a conoscenza di una questione che incombeva sulla mia testa e anche su quella di qualche altro, per quanto riguarda un eventuale danno erariale che si imputava alla mia persona con un atto amministrativo che ho adottato nel 2004, una responsabilità pecuniaria, allora ho detto un attimo, io non posso essere, rinuncio all'indennità di carica e poi pago di tasca una somma, e allora ho accantonato per un anno, ho sospeso la sospensione. Il 2015? Sì, il 2015, e l'ho esatto, io ho preso, percepito l'indennità di carica del 2015, nel 2016 l'ho accantonato in un libretto che è un domani, ma l'ho dichiarato nel Consiglio Comunale 2 anni fa, prima ancora che accadesse questa indennità. Io voglio, pretendo che per un anno io percepisca l'indennità di carica che sarà vincolata a questa ipotetica situazione. Se ciò non dovesse accadere, io li restituirò all'amministrazione comunale, come ho sempre fatto. In tasca non ho mai preso indennità di carica, come non l'ho presa nel 2016, come non lo sto prendendo nel 2017. Quindi questa è la verità dei fatti. Io ho dovuto fare un intervento per amore della chiarezza. Ecco. Elettrosmog, c'è stata un'interrogazione dell'amministrazione e della minoranza. La sua risposta? La mia risposta è una risposta politica, è una risposta che da un lato fa il mea culpa sui ritardi di non avere come ufficio tecnico, perché chiaramente non è una cosa che fa il sindaco, lo fa la giunta, ma fanno gli uffici, un atto gestionale nella speditezza per portare a compimento gli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale di obbligare i concessionari di tale misura a dotarsi di una scatola nera che monitori l'immissione in atmosfera delle onde elettromagnetiche e ne controlli gli eccessi, e li obbliga i concessionari stessi al rilascio di una relazione tecnica semestrale che ponga così, che chiarisca ai cittadini e soprattutto all'amministrazione qual è l'aspetto evolutivo della situazione, non è stato fatto perché un po' per tutto quello che afferisce all'ufficio tecnico urbanistico, che è una mole di lavoro immensa, e anche perché in quel periodo, siccome si parlava anche delle varianti al piano regolatore, e questa misura dell'elettrosmog è stata concepita e adottata in funzione di una variazione e un'integrazione al piano regolatore generale, si aspettava che si accomunassero tutti in un'unica misura, perché hanno un costo in quanto devono essere fatti bandi di pubblicazione nei giornali e poi alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per essere spediti all'assessorato. Ecco, da questo momento, nel momento in cui è stata l'interrogazione, nel momento in cui è stato posto il dito su questa piccola, diciamo così, defiance da parte dei nostri uffici, c'è stato un più impegno personale in primis e degli uffici ad attivare le procedure con speditezza e portarle nel giro di 2 o 3 mesi a compimento.